dividerò la mia relazione in due parti. Nella prima parte cercherò di indicare uno spunto di natura teologica riguardo al tema della misericordia. E nella seconda parte invece cercherò di trattare l'applicazione più di natura pedagogica, psicopedagogica, perché la misericordia è un'esperienza di vita che tutti facciamo, che tutti dobbiamo imparare a fare e di cui viviamo, non è una eventualità. E ecco, la prima parte era lo spunto più di natura teologica. E in questo Giubileo della Misericordia mi è capitato di essere invitato più di qualche volta, soprattutto da parte di diocesi, per parlare in modo particolare ai sacerdoti. E ho notato che nella proporzione di 9 volte su 10 il versante sul quale ero invitato a prendere la parola era quello del prete confessore, del prete che deve amministrare la misericordia, più che l'altro versante naturale, quello che viene naturalmente prima, che è il versante del prete penitente. E questo è abbastanza significativo, no? Come se la misericordia fosse soprattutto qualche cosa da gestire nei confronti degli altri e non prima di tutto una esperienza personale, molto bella, molto provvidenziale. È una sorta di ordo penitenzie et misericordie, quello di tenere conto prima di tutto della misericordia che abbiamo ricevuto, prima di parlare della misericordia che siamo chiamati ad amministrare, a donare agli altri, anche da un punto di vista, fosse anche un punto di vista professionale come quello del prete confessore. Allora, come sempre da psicologo ho cercato di chiedermi come mai c'è questa preferenza, predilezione, precedenza dell'altro versante, perché non è rispettato questo ordo penitenzie et misericordie. Mi è sembrato di intravedere una prospettiva teologica che forse merita di essere sottolineata, magari raddrizzata, no? Ovvero la tendenza a considerare la misericordia come un attributo divino. Dunque Dio sarebbe, secondo questa prospettiva, Dio sarebbe misericordioso. E quando sarebbe misericordioso? Domanda molto facile. Sarebbe misericordioso quando l'uomo commette un peccato, commette una trasgressione, e allora Dio risponde da Dio. L'uomo pecca e Dio perdona, e Dio è misericordia. Sembra una prospettiva legittima, corretta, ma allora all'origine c'è la trasgressione dell'uomo. La misericordia scatta come attributo, come qualità divina, come capacità divina di farsi carico del male dell'uomo, cui rispondere con un altro dinamismo, quello del bene. E non lo so se davvero è corretto dire che l'origine della misericordia divina sarebbe il male dell'uomo. Io credo che le cose non possano stare così. La misericordia non è un attributo divino. La misericordia è il modo di essere di Dio. La misericordia è la forma di Dio. Dio è misericordia. Dio è la misericordia. La misericordia non è un'eventualità in Dio. Non è un'emergenza divina dinanzi alla trasgressione umana. La misericordia è il modo di essere da sempre, evidentemente, di Dio e non qualche cosa che entra in scena quando l'uomo è venuto meno a quel progetto che Dio ha stabilito per lui. Dunque, come non sarebbe esatto dire, ovvero parallelamente potremmo dire, Dio non ama, Dio è amore, così Dio non è misericordioso, Dio è misericordia. E allora, un secondo chiaramente sempre di natura teologica, proprio perché Dio è misericordia, non è la nostra trasgressione che in qualche modo si porrebbe alla sua origine, perché essa rappresenta la misericordia, il modo abituale e costante di essere di Dio. Parafrasando Giovanni e il suo prologo, potremmo proprio dire che, è davvero, questo è un esercizio che
potrei invitarvi a fare. Prendete in mano il prologo di Giovanni e sostituite quella dove dice il Verbo era Dio, in principio era presso Dio e nulla è stato fatto di quello che esiste senza di Lui, senza il Verbo. Provate a sostituire il Verbo con la misericordia e vedrete che il discorso torna alla perfezione. In principio era la misericordia e la misericordia era presso Dio. E nulla è stato fatto di quello che esiste senza la misericordia. E nella misericordia era la vita degli uomini, e quella era la luce che dà luce a tutti gli uomini. È proprio così, non è una parafrasi. Il Verbo, infatti, di cui si parla nel prologo di Giovanni, è colui che verrà nel mondo proprio per manifestare la misericordia di Dio. Dunque non è una lettura impropria, ma che sottolinea un punto molto importante, cioè ci dice che la misericordia era fin dagli inizi. E infatti è proprio così, perché nella bolla di indizione del Giubileo della Misericordia è scritto, c'è una definizione molto bella della misericordia, che senz'altro avrete notato tutti, molto breve, probabilmente ripresa da Dives in Misericordia, l'enciclica che Giovanni Paolo II ha scritto di suo pugno, no? In cui si dice che la misericordia è l'amore che va oltre la giustizia. Definizione molto semplice, molto chiara. La misericordia è l'amore che va oltre il merito. Ora, chi di noi può dire di essere stato creato perché lo ha meritato? Perché era giusto che lui esistesse? Perché in qualche modo aveva acquisito i meriti per essere esistente? E dunque è chiaro che siamo stati creati da un atto di misericordia. La misericordia è ciò che è all'origine della vita, ciò che è l'origine del mondo, ciò che è l'origine della nostra esistenza. Siamo stati pensati da una mente misericordiosa, siamo stati fatti, confezionati da mani misericordiose, siamo stati progettati secondo un progetto di misericordia, siamo stati amati fin dall'inizio da un cuore di misericordia. La misericordia non solo in Dio è ciò che Dio è sempre stato, ma la misericordia anche per noi è così. La misericordia è l'elemento primo che ci costituisce nella nostra natura. Noi siamo fatti di misericordia, siamo impastati di misericordia, anche se molte volte ci sembra che la realtà dei fatti e di quello che noi pensiamo dentro di noi non confermi esattamente questo. Però è importante, ecco, questo Giubileo della Misericordia ci riporta in qualche modo alle origini di Dio, se così ci possiamo esprimere, che riflettono le nostre stesse origini e pongono la misericordia proprio alle origini dell'essere, della vita, della nostra vita, di quello che noi siamo, di quello che noi siamo chiamati ad essere. Come si vede, il tema della misericordia allora non riguarda un semplice aspetto della nostra vita, quello penitenziale e morale, ma tocca il nostro modo di pensare Dio e noi stessi e il nostro rapporto con Lui. Un motivo in più per osservare con attenzione come di fatto nella nostra vita possiamo accedere all'esperienza vera del perdono, vera e propria del perdono e della misericordia divina per essere poi misericordiosi abbastanza con i nostri fratelli. Si tratta cioè di vedere e constatare la strettissima correlazione tra la misericordia che ci ha creati e quella che ci ha redenti, tra quella che si pone agli inizi della nostra vita e quella che si è compiuta e si compie lungo i giorni del nostro esistere. È chiaro infatti che se la misericordia si pone all'inizio della vita o è ciò che addirittura la provoca, d'altro lato è soprattutto l'esperienza del nostro male personale che ci apre all'abbraccio divino. Ed entriamo allora nella parte più pedagogica, quella appunto che ha come titolo Ladrone graziato. Perché? Perché il ladrone graziato mi sembra che esprima proprio la nostra identità. E vediamo in questa proposta di applicazione pedagogica quello che potremmo considerare il primo cammino penitenziale della storia della redenzione, quello che si è compiuto addirittura ai piedi della croce, in colui nel quale possiamo vedere riflessa la nostra stessa identità, il ladrone graziato, graziato più che buono, è più corretto chiamarlo così, graziato, ha ricevuto una grazia, la grazia in quel momento.
E vedremo le tre tappe del suo percorso, come sono indicate in quei tre versetti del capitolo 23 di Luca, versetti 41, 42 e 43. Ci sono le tre stazioni di questa sorta di via misericordie. Il ladrone pentito, il ladrone orante, il ladrone salvato. Ecco le tre stazioni significate dai tre versetti 41, 42 e 43, che vedrò alla luce delle tre dinamiche pedagogiche classiche, cioè quando noi in una qualsiasi pedagogia aderiamo ad un valore, in un qualsiasi cammino formativo di adesione ad un valore, normalmente il percorso pedagogico si articola in tre tappe: la conoscenza, l'esperienza, la sapienza. Ecco, allora, conoscenza, esperienza, sapienza che indicano l'adesione a questo valore, e le vedo in corrispondenza con le tre stazioni di questa via crucis et misericordiae di questo ladrone graziato che rappresenta ciascuno di noi. La penitenza e la penitenzialità, il ladrone che riconosce il proprio peccato, il ladrone penitente, poi il ladrone orante, Gesù ricordati di me quando sarai nel tuo regno, e terzo, il ladrone salvato, la promessa di Gesù che sarà con lui. Allora, vediamo la prima tappa, la conoscenza del proprio essere peccato, il ladrone pentito, il ladrone che risponde al collega che è dall'altro versante della croce, noi riceviamo quello che abbiamo meritato, lui è qui come innocente, noi invece siamo qui perché ce lo siamo meritato, e dunque riconosce il proprio peccato. È la prima stazione in questa via misericordie, quale conoscenza della verità di se stessi e di libertà nello scrutarci. Chiaramente dirò solo alcune cose in modo molto schematico. Quando Gesù poco prima dalla croce, poco prima di questo scambio, ha chiesto perdono al Padre per coloro che non sanno quello che fanno, poco prima Gesù così si è espresso, da un lato ha offerto un alibi a tali persone, non sapevano quello che facevano, dall'altro ci ha indicato e ci indica centralità e importanza del sapere, che vuol dire del conoscerci profondamente, perché tanti nostri guai, o forse tutti i nostri guai spirituali, ma forse pure psicologici, cominciano da lì, dall'ignoranza di noi stessi anzitutto. E allora ecco tre passaggi rilevanti per arrivare a sapere il nostro peccato. Per arrivare a conoscere, e sapere il nostro peccato non è un'operazione deprimente, non è un'operazione triste, non è un'operazione negativa, esattamente il contrario. Conoscere il proprio peccato vuol dire avere il coraggio della verità di sé, ed è la condizione per sperimentare la verità, un'altra verità importante, quale? Quella della misericordia. Se non c'è la conoscenza del proprio peccato, non c'è nessuna esperienza della misericordia. Allora, ecco alcune indicazioni pedagogiche, come tre passaggi per arrivare a questa conoscenza in profondità. Il primo, dalla sincerità alla verità. Non diamo per scontato che noi abbiamo la libertà o il coraggio di cogliere la verità di noi stessi e non solo essere sinceri. Molte volte noi ci accontentiamo della sincerità e ci sembra che quando siamo sinceri abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Qual è la differenza? Forse qualcuno pensa che sincerità e verità siano la stessa cosa. E invece no, non sono affatto la stessa cosa. La sincerità ci permette di riconoscere i nostri sentimenti, di riconoscere quello che proviamo. Se volete, è anche coraggioso a volte dire: io sono arrabbiato, io sono nervoso, io sono innamorato. Ecco, forse a volte ci vuole il coraggio per dire, per usare i termini giusti, no? E però è solo una parte in questo cammino che noi facciamo, in questa sorta di descensus ad inferos. Non è sufficiente conoscere i nostri, dare un nome ai nostri sentimenti, ma il vero problema è arrivare alla verità di essi. Cosa vuol dire la verità? La verità è capire: ma come mai sono nervoso? Perché quella persona mi indispettisce? Come mai mi sento aggressivo? Come mai mi sono innamorato?
il passaggio dalla sincerità alla verità. Ed è lì che io colgo quello che io ho nel cuore, quello che io sono, quello che c'è dentro di me, perché è chiaro che se quel sentimento è presente in me, è probabile che non mi sia, nessuno me l'abbia iniettato dentro dall'esterno, ma quel sentimento fa parte della mia vita, quel sentimento dice qualche cosa di rilevante su di me, ogni sentimento contiene verità, ogni sentimento la dice lunga sulla mia vita, sul mio cammino, c'è molta più verità circa il mio grado di maturità nei sentimenti che provo che non negli ideali che professo, che annuncio, che proclamo magari di fronte al pubblico per fare la classica testimonianza. C'è più verità nei sentimenti, purché io abbia imparato l'esegesi dei sentimenti, purché io abbia imparato a scrutarli, purché io abbia imparato di fronte ai miei sentimenti dire da dove viene il sentimento, da che parte sei, sei dalla parte dei nostri o come dicevano i padri del deserto, oppure vieni da qualche altra parte, che cosa dici del mio cammino, come mai sei spuntato dentro di me? Che cosa sta a dire questo sentimento del mio cammino esistenziale, del mio rapporto con Dio, del mio rapporto con gli altri, della mia vita? La sincerità da sola non mi dà necessariamente la libertà di gestire e controllare i sentimenti. La verità, svelandomene la radice profonda, mi mette invece molto più in condizione di decidere io cosa fare. Uno può molto di più e molto meglio nella condizione di decidere cosa fare di fronte alla verità di sé che non di fronte semplicemente al fatto di provare un certo sentimento, se esprimerlo o come esprimerlo senza cadere. Ecco, qual è l'alternativa? Quando uno non fa questo, non ha il coraggio di vedere, di interrogarsi sulla verità dei suoi sentimenti, qual è l'alternativa? L'alternativa è molto grave, è la dittatura dei sentimenti, il sentimento ti si impone se tu non hai il coraggio di coglierne la radice, perché è solo in quel momento che tu in qualche modo, conoscendone la radice, lo puoi gestire, sei al di sopra di esso. Se invece non lo conosci è lui che ti domina. Infatti quante volte, quante persone si sentono autorizzate ad agire semplicemente perché provano dei sentimenti o delle sensazioni, tipo quei giovani, quei due giovani che hanno ucciso quell'altro giovane pochi giorni fa, no? Volevamo vedere cosa si prova a uccidere un altro. Così, vediamo quelle sensazioni si prova. È la dittatura del sentimento, la dittatura della sensazione. Questo analfabetismo, è proprio analfabetismo, proprio buzzurro, burino, della persona ignorante, che non si conosce e che crede in tal modo di poter giustificare le sue azioni. Ora ci manca solo che i genitori dicano di questi figli, di questi ragazzi, dicono è stata una bravata finita male. Ci manca solo questo, speriamo che ce la risparmino. Due, altro passaggio per arrivare alla conoscenza, dai comportamenti alla sensibilità. Si tratta ancora di andare, un altro malvezzo, di andare oltre i comportamenti o gli atti trasgressivi per cogliere sempre la verità di noi stessi, per cogliere il complesso nostro mondo interiore, cioè le nostre disposizioni abituali, la nostra sensibilità, questo, come dire, questo mondo interiore che ci portiamo dentro, al quale colpevolmente diamo pochissima attenzione, mentre è la sensibilità il luogo dove deve avvenire davvero la nostra conversione, la nostra adesione a Dio, a Cristo, la nostra conformazione ai suoi sentimenti, no? E dunque l'attenzione deve essere alla sensibilità più che ai comportamenti. Invece abbiamo imparato, anche quando andiamo a confessarci, indirettamente parliamo anche della confessione qui, no? Abbiamo imparato a confessarci di che cosa? Delle trasgressioni gestuali. Ma figuratevi voi se quella è una confessione autentica. Confessarsi dei gesti, dei comportamenti. E non di quello che abbiamo nel cuore. E non dei nostri sentimenti, quello che dicevamo prima, se quel sentimento c'è dentro di te, vuol dire che fa parte di te, vuol dire che tu in qualche modo l'hai favorito, l'hai innaffiato, l'hai fatto crescere, e se c'è dentro di te, se resta dentro di te, bene, è un motivo buono, autentico per Signore, perdonami, perché di fronte a un gesto, il gesto lo posso anche cambiare. Il sentimento è più difficile, il sentimento non è che va via semplicemente perché non ti piace, e lì nasce molto di più la sensibilità penitenziale. Quella che ti porta a metterti in ginocchio davanti al Signore e dirgli: Signore, io sono impotente di fronte a questa realtà e mi confesso perché la grazia venga a creare in me un cuore nuovo, al di là
di questo sentimento, di questa sensazione negativa. E allora è importante, la confessione è in crisi perché è diventata una cosa infantile, una cosa superficiale, una cosa banale. Uno si confessa semplicemente delle azioni, dei gesti, ma prima dei comportamenti ci sono gli atteggiamenti, le sensazioni, le emozioni, i sentimenti, i desideri, le attrazioni, i gusti. La mia identità è lì, il mio peccato è lì, accovacciato alle porte del mio cuore. E il fatto che io lo avverta dentro di me sotto forma appunto di sensazioni, emozioni, attrazioni, ecco, ebbene, sta a dire che è nel mio cuore, dentro di me, dunque io ne sento e ne devo sentire sempre di più l'esigenza di celebrare nella confessione l'intervento di quel Dio che mi ha creato perché mi renda sempre più secondo l'immagine degli inizi. È come quando uno quando va a confessarsi, come si dice, se Signore ti prego ripeti le parole delle origini, facciamo quest'uomo a nostra immagine e somiglianza, perché in me ci sono dei sentimenti che mi portano lontano da questo progetto. Quella è confessione. Altrimenti è qualche cosa di molto infantile ed è comprensibile che sia in crisi. Quando invece dovrebbe essere, è il sacramento della nostra ricreazione, della esperienza di questo, dell'abbraccio di questo Padre che è Dio. Terzo, dall'esame di incoscienza all'esame di coscienza. Ecco, dovrebbe essere, l'esame di coscienza è una cosa molto seria, tutt'altro che una cosa per infanti. E dice la maturità di giudizio di una persona che sta facendo la verità su di sé, purché sia un esame di coscienza, evidentemente, cioè che mi consente di portare a galla quello che ho profondamente dentro di me. E allora, di nuovo, anche qui c'è una malvezza. Naturalmente l'esame di coscienza, chi lo fa, uno si interroga su cosa ha fatto, no? O cosa non ha fatto. Mentre è importante interrogarsi su come l'ho fatto, sentimenti, sensazioni, con quale tipo di libertà interiore, perché l'ho fatto, la motivazione. Le motivazioni sono è quello che determina la qualità del mio agire. E terzo, per chi l'ho fatto. Il credente crede in una persona, non semplicemente in una verità. Ecco, allora questa abitudine mi porta aggiungendo al non solo cosa ho fatto, ma come, perché, per chi. Ecco, tutto questo mi rende sempre più familiare quello che ho nel cuore e mi fa capire come è radicato davvero in profondità il mio peccato. Chiaro che l'esame di coscienza così inteso e tutto ciò che noi facciamo in questa direzione non va confuso semplicemente con un test psicodiagnostico o con una sorta di così stratagemma per il proprio equilibrio psico, per la propria igiene psicologica, per la propria ecologia intrapsichica, ma è un atto orante. L'esame di coscienza così concepito è un atto orante, è un atto di preghiera, è qualcosa che si può permettere di fare solo colui che è sicuro che alla fine di questo descensus ad inferos, che lo porta in profondità dentro di sé, c'è l'abbraccio del Padre. Dunque non ha nessuna paura di scoprire dentro di sé qualsiasi negatività, perché è certo che alla fine ci sarà l'abbraccio del Padre. Dunque non fa l'esame di coscienza con il freno tirato a mano, sperando di non trovare dentro di sé chissà quali sporcherie. E certo, è proprio perché è sicuro dell'amore del Padre che può permettersi il lusso di scrutarsi in profondità. E allora l'esame di coscienza va fatto davanti alla croce. La croce è il segno più grande dell'amore più grande, e dunque è solo l'amore che mi fa scoprire il non amore dentro di me. E secondo, metodologicamente, l'esame di coscienza va fatto dinanzi alla parola del giorno. Non è ripetitivo, non è sempre la solita musica, è la parola di Dio che mi legge, non sono io che la leggo, è la parola di Dio che mi legge e mi scruta e mi fa conoscere il mio peccato. Ecco, il ladrone pentito, la conoscenza di noi stessi. Seconda tappa, l'esperienza del dolore del peccato, il ladrone orante. Da questa esperienza del dolore, che è un elemento molto importante, qui nasce la sensibilità penitenziale, che è il cuore della confessione, che è il cuore di tutto questo che stiamo dicendo. Da questa sensibilità nasce la preghiera. Gesù, ricordati di me quando
entrerai nel tuo regno. Bene, qui è un'esperienza, non è più solo conoscenza. La conoscenza è solo intellettuale, l'esperienza invece è un'esperienza molto più globale che coinvolge la sensibilità della persona. Dunque un'esperienza vuol dire un coinvolgimento molto più ricco della persona dentro se stessa. E anche qui ci sono alcuni passaggi interessanti. Dalla impotenza alla fede orante e ancor prima dal senso di colpa alla coscienza di peccato. Il senso di colpa, come sappiamo, ne abbiamo parlato anche l'altra volta, è solo psicologico e autoreferenziale. Con il senso di colpa è abbastanza istintivo, dunque lo prova qualsiasi persona indipendentemente dalla sua fede religiosa. Nasce dalla constatazione di avere trasgredito il proprio codice di comportamento. Anche un mafioso, credo, ha un codice etico di riferimento, se lo trasgredisce è probabile che provi senso di colpa. Non è bello che uno non provi per niente il senso di colpa. Ci sono alcune persone che se ne vantano: io ho superato ormai quella fase, no? Non provo più sensi di colpa. Peggio per te, sarebbe meglio che ti venissero, perché senza i sensi di colpa non si vive bene. È il primo passo, non è ancora completo, però è importante che ci sia. Nasce dalla delusione, a volte dalla rabbia di non essere perfetti come si vorrebbe. La coscienza di peccato invece è teologica, è soprattutto è relazionale sul piano anche della considerazione psicologica. Il senso di colpa viene dallo specchio e dalla rabbia: ma porca miseria, non sono bello come pensavo di essere. La coscienza di peccato viene dal rapporto con Dio, colui che mi ha amato, colui che mi ama, e dunque dal dispiacere di non essere coerente con il suo amore. È la differenza fondamentale, che la coscienza di peccato è una realtà teologica. Il nostro amico ladrone qui è orante, ma è illuminante cogliere come arriva all'orazione. La sua preghiera, infatti, è sviluppo della coscienza di peccato. E questo è un passaggio davvero strategico. La coscienza di peccato, lo stare davanti a colui che mi ha amato, espressione di questa dimensione relazionale della vita, fa nascere la preghiera. Mentre nel senso di colpa il soggetto è sostanzialmente chiuso in se stesso, la coscienza di peccato, quando è radicale, porta attenzione non solo alla scoperta della propria trasgressione, ma alla scoperta della propria impotenza, che è diverso, è un passo ulteriore, accessibile solo a chi è diventato familiare con questo sguardo che va in profondità. Perché, ripeto, come dicevo dianzi, i comportamenti sono anche facilmente in relazione, sono facilmente... uno può cambiare, magari se lo impone: quella persona mi dà un sacco di fastidio, però siccome io voglio essere un bravo credente gli dico buongiorno e prendo l'iniziativa, gli ho rivolto la parola, e anche se dentro di me il sentimento, cambiare il sentimento invece è molto più difficile. Allora, se noi diventiamo familiari con la percezione dei nostri sentimenti, non facciamo solo esperienza della nostra trasgressione, ma facciamo esperienza di qualcosa di più, che è molto più duro da sopportare per l'uomo, cioè facciamo esperienza della nostra impotenza. E questo è fondamentale nella vita, sperimentare, cioè, cosa vuol dire sperimentare l'impotenza? Vuol dire sperimentare: Signore, io da solo non mi salvo, io non mi posso salvare da solo. E qui nasce la preghiera, molto semplice: Signore, virgola, salvami. Kyrie eleison, Signore pietà, preghiera essenziale, senza tante parole, e però profondamente vera, come la può provare, avete presente Pietro quando cammina sulle acque, vede Gesù che cammina sulle acque, dice: fai in modo che anch'io, e Gesù: va bene, dai. E Pietro comincia a camminare sulle acque del lago. Ve lo immaginate, tutto festante, mentre concede interviste a destra e a sinistra, lui modestamente, che è tutto allegro, e poi a un certo punto comincia ad andare giù. Mi viene difficile pensare a Pietro pescatore che non sapesse nuotare, però insomma il Vangelo dice che stava andando giù e comincia a avere paura. E lì viene fuori con grido: Signore, salvami! Qual è il Pietro più vero? Quello che cammina sulle acque del lago,
o quello che sta andando giù e si rivolge al Signore, Signore salvami, ecco dov'è la fede. La fede non può che nascere qui da questi momenti, se non c'è l'esperienza dell'impotenza, la nostra fede è un complimento intellettuale che facciamo a Dio. Ma la fede deve essere vera, e la fede è vera quando nasce dalla percezione sofferta di una situazione che senza Dio sarebbe condannata al fallimento, alla morte. E dunque più è vera quella sensazione dell'impotenza, più è vera la preghiera che ne deriva, più è vera la fede. Capite? Altro che la misericordia in certi momenti della vita. La misericordia ha a che vedere con la nostra fede, con il nostro essere credenti, con questo coraggio di sperimentare la nostra impotenza. Se non c'è l'esperienza dell'impotenza non c'è fede, o sarà una fede solo di facciata, solo esteriore, solo comportamentale, solo così di natura, come dire, di appartenenza istituzionale. La coscienza di peccato è scuola di fede e di preghiera, la più efficace che ci sia. O addirittura potremmo dire che l'esperienza dell'impotenza, quella sensazione di disperazione che può provocare all'inizio, apre alla fede vera e orante. E allora ecco l'altro passaggio, dalla verità di sé alla verità di Dio. Questo cammino penitenziale che ti fa conoscere il peccato, che ti fa sperimentare l'impotenza, il bisogno della salvezza che può venire solo dall'alto, ti porta alla verità di te, questa è la tua verità. Ma ti porta anche, questa è la cosa bella, straordinaria, ti porta alla conoscenza della verità di Dio. Questa è la cosa impensata, perché noi pensiamo al cammino del nostro penitenziale come un cammino che ci porta alla conoscenza del nostro peccato e alla contrizione più o meno afflitta e compunta di chi chiede perdono a Dio. Invece no, qui in questa prospettiva questo cammino della verità di sé che ti porta a scoprire il tuo volto diventa teologia, diventa teofania, diventa svelamento del volto di Dio, che tu puoi accedere al volto di Dio, lo vedi bene il volto di Dio solo quando passi per questi passaggi. E il passaggio attraverso l'esperienza della tua debolezza, della tua impotenza. Infatti l'impotenza sofferta dell'uomo, perché a noi l'impotenza dà fastidio, non ci piace scoprire che non ce la faremo mai, che non siamo capaci, è posta qui di fronte all'onnipotenza di colui che si rende impotente. Non è un gioco di parole, il ladrone penitente e qui orante ha la sensazione, lui è lì in una situazione di impotenza evidentemente, no? Ha sbagliato tutta la vita, ormai non ha più nessuna speranza, la sua impotenza è di fronte all'onnipotenza, sta scoprendo il Signore Gesù come il figlio di Dio, l'onnipotenza di colui che si rende impotente, si sta rendendo impotente, cioè il contrario. A me l'impotenza dà fastidio, mi fa arrabbiare, no? Con me stesso, e qui sono di fronte all'onnipotenza di colui che si rende impotente, che si consegna nelle mani dell'uomo, l'uomo che lo sfida e gli dice: se sei il figlio di Dio scendi dalla croce, gli dice il collega ladrone, così salvi te stesso, e poi aggiunge: e anche me, hai visto mai. E per lui invece il ladrone graziato legge, ecco, di fronte qui nasce la fede, no? Scopre che costui è lì, evidentemente lo conosceva un pochino Gesù, è l'innocente condannato per un peccato non suo che non reagisce di fronte alla violenza immeritata. Potrebbe scendere dalla croce, è potente, è onnipotente, ma non scende dalla croce. Colui nel quale l'impotenza non è più maledizione o disperazione, non è più frustrazione e rabbia contro di sé, non è più delusione e debolezza, ma segno d'amore, della libertà dell'amore, libero di consegnarsi nelle mani dell'altro, libero di non imporsi, colui in cui l'impotenza non è subita ma scelta. Ecco perché Gesù sceglie di non scendere dalla croce. Solo un Dio poteva salire la croce pur potendo non farlo. Solo un Dio poteva decidere di non scendere dalla croce pur potendo farlo. Lo devo ripetere? Solo un Dio poteva decidere di salire la croce pur potendo non farlo. Solo Dio poteva decidere di non scendere dalla croce pur potendo farlo.
cioè la scelta della impotenza, di una impotenza che diventa segno di amore. Colui, dunque, in cui l'impotenza significa la decisione di essere vicino all'uomo nel suo male, la sua solidarietà con la creatura mortale fino alla morte, capite? Dal volto di sé il ladrone graziato scopre il volto di Dio. E qui allora nasce la preghiera autentica, la preghiera che sgorga spontanea. Gesù, ricordati di me. Ed è bello che il ladrone graziato si rivolga a Gesù secondo la fede di Israele, perché dire ricordati di me voleva dire la fede di Israele. Chi è Dio per Israele? Colui che si ricorda. È come se lui dicesse: se tu ti ricordi di me, io sono salvo, non mi devo più preoccupare di me stesso. E ecco, vedete questo passaggio meraviglioso dall'esperienza del proprio peccato, della propria impotenza, alla scoperta del volto dell'Onnipotente che si è reso impotente per manifestare l'amore. E se mi permettete anche un'altra piccola aggiunta in questa seconda stazione, qui c'è anche l'esperienza del, come dire, nella sensibilità penitenziale uno percepisce la gravità della sua colpa. Quando è che uno percepisce la gravità della colpa? Quando il testo di teologia morale gli dice che guarda che quello che hai fatto è grave. Sarebbe grave se la nostra sensibilità penitenziale si riducesse a questo, cioè che avesse bisogno di un testo che ci dice: oh, guarda che quello che hai fatto pesa 57 kg, è grave. Mi sa che dovrei fare un bel po' di penitenza, un bel po' di porte sante da attraversare, eccetera. La sensazione della gravità del male è autentica quando viene da ben altro, non da un codice che mi resta esterno, ma da che cosa? Dalla percezione che colui di fronte al quale ho commesso il male mi ama e mi ama profondamente. Come il figlio prodigo, quando il figlio prodigo ha sentito il dolore del peccato, nel Vangelo di domenica scorsa, non certamente quando ha deciso di tornare a casa perché non aveva più niente da mangiare, no? Contendeva le ghiande dei porci. Lì fa un ragionamento molto terra-terra, guarda che schifo di vita, a cosa mi sono ridotto, quasi quasi torno a casa, farò una brutta figura, va bene, farò il servo, però almeno c'ho la pagnotta assicurata. Questo tutt'al più un po' un minimo senso di colpa. Ma quando il figlio prodigo sente la gravità di quello che ha fatto? Quando torna a casa, comincia a chiedere la formula: padre, ho peccato. Il padre manco gli consente di arrivare alla fine, non gli dà nessuna attenzione. Perché? Perché è troppo preoccupato. Va a prendere l'anello, va a prendere i calzari, va a ammazzare il vitello ingrassato. Perché? Perché? Perché tanta la sua gioia di abbracciare questo figlio, come dice il Vangelo, non finiva di baciarlo. Un abbraccio straordinario. Pensate questo figlio quanto ha goduto, si è trovato di fronte all'immagine impensata del padre che lo amava fino a questo punto, che non gli recriminava nulla, non gli chiedeva neanche di fare penitenza. Perché? Perché era troppo contento che lui era tornato, finalmente la scoperta dell'essere figlio. E proprio in quel momento, proprio in quell'istante, proprio in quell'abbraccio, contemporaneo alla gioia, il dolore. Vedete che bellezza, la bellezza della nostra fede. La coscienza dell'essere figlio si salda con la coscienza d'essere peccatore. È solo il figlio che si sente peccatore, che sente il dolore del peccato. È solo il peccatore che può godere dell'abbraccio riservato al figlio, che si sente restituito nella sua dignità. Ma è bello pensare che, e di nuovo pensiamo anche al sacramento della confessione, no? Che i due momenti coincidono tra di loro. Il momento in cui tu godi dell'abbraccio è il momento nel quale tu sperimenti la gravità di quello che hai fatto. Perché? Perché peccare, mancare contro una persona che mi ama così tanto è una cosa gravissima. E l'indice della gravità di quello che hai fatto non te lo dà più il testo di teologia morale, ma te lo dà la tua coscienza finalmente evangelizzata, o che si sta evangelizzando. E allora passiamo all'ultima tappa e concludo. La sapienza della misericordia. Il ladrone salvato: oggi sarai con me in paradiso. È la risposta
di Gesù alla sua supplica. Versetto 43 del capitolo 23 di Luca. Dopo le fasi pedagogiche della conoscenza e dell'esperienza, siamo a quella della sapienza. Sapienza vuol dire una esperienza che è diventata definitiva. Molte volte quando noi parliamo dell'esperienza usiamo il plurale perché abbiamo fatto diverse esperienze, no? Uno fa l'esperienza della GMG, fa l'esperienza di ti ricordi quella volta, quel colloquio con quell'abba, e molte volte facciamo esperienze che sono come una parentesi che si apre e che si chiude e nessuna diventa esperienza che ti cambia la vita. Ecco, sapienza vuol dire una esperienza, un insieme di esperienze che ti ha dato come un'identità nuova. Un'esperienza piena, definitiva, completa, ha come cambiato il tuo modo di sentirti, di pensarti e di sentire anche Dio, il volto di Dio. E dunque dà alla tua vita un sapore nuovo. Il sapere latino, come sappiamo, appunto indica questo, il gustare. Dunque qualcosa che di nuovo ha a che vedere con la sensibilità. Qui la potremmo chiamare la sensibilità sapiente, gaudiosa, la sensibilità di chi si sente riconciliato con Dio e che a partire proprio da questa riconciliazione vede tutte le cose in un modo diverso. Ecco, il ladrone è salvato. Ecco, qui ne sottolineo solo una di queste cose, cioè il fatto che questo ladrone gli venga promesso il paradiso. Oggi lui gli chiede: ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Sarai, dunque la prospettiva era futura, evidentemente anche lui come figlio prodigo pensava ad una salutare penitenza, vista la sua vita passata era un ladro professionista, poteva pensare legittimamente che avrebbe avuto bisogno di un tempo un pochino di attesa, no? E invece il Signore: oggi sarai con me in paradiso. Allora parto da qui per dire questa frase, applichiamola anche a noi, no? Il ladrone è colui con il quale ci identifichiamo. Anche a noi il Signore promette questo paradiso, che non è solo l'escaton, che non è solo il futuro, che non è solo quello che avverrà alla fine dei tempi, ma vuol dire qualche cosa che già adesso, perché la misericordia è ciò che rende il mondo un paradiso. La misericordia è ciò che cambia la realtà dei rapporti. La misericordia è ciò che ci dà di vivere in una situazione assolutamente nuova. E ecco, per entrare in questa prospettiva, allora vado a un altro brano del Vangelo, il brano delle Beatitudini, al cui centro c'è quella dell'essere misericordiosi, no? La beatitudine dell'essere misericordioso. Ecco, diciamo allora che qui, proprio qui, torniamo al nostro ladrone, alla nostra esperienza di avere celebrato l'esperienza sofferta del nostro peccato, della nostra impotenza, abbiamo pregato il Signore, ci ha perdonato, ci ha abbracciato, ci ha restituito la dignità di figli, e ci ha amati, ci ha salvati, no? Con questo il gesto sacramentale è salvezza, no? È salvezza. E che cosa vuol dire salvezza? Salvezza vuol dire che non solo ho diritto ad uno spazio futuro di godimento, salvezza vuol dire che io sono in questo momento messo nella condizione di fare la stessa cosa che Dio ha fatto con me. Questa è salvezza. Uno è salvo quando, cioè, esprime la misericordia che ha ricevuto. Allora è salvo. E lo scopo della salvezza è questo. La salvezza non è solo ti riapro le porte del paradiso. La salvezza è ti rendo capace di essere portatore di salvezza. Noi abbiamo fatto troppo del cristianesimo una questione di demeriti, meriti che alla fine sortiscono nella conquista di un paradiso. Il cristianesimo è una cosa tragica. Il cristianesimo è una grande responsabilità. Se tu sei salvo, sei salvo vuol dire il Signore ti ha dato questa forza interiore che ti rende capace di trasmettere salvezza. La salvezza è una responsabilità, non è mica un gaudio però che giulivie. È una grossa responsabilità. Tu sei salvo vuol dire sei ora chiamato a portare salvezza. E essere misericordioso vuol dire essere portatore di salvezza. Essere misericordioso vuol dire interrompere la catena del male. Tu mi colpisci, mi dai un pugno? È male quello? Sì, può far male, ma non è detto che sia male. Se io al tuo pugno rispondo non con un altrettanto pugno, ma con il perdono, in quel momento io ho fatto scattare un meccanismo di salvezza. La misericordia fa questo, interrompe la catena del male, che è una catena diabolica, riproduttiva.
La sostituisce con la beatitudine dell'essere misericordioso. Perché? Perché è una cosa bella. Fare così non vuol dire solo lo sforzo, non vuol dire la fatica di chi si impone a tutti i costi di non essere vendicativo, ma vuol dire essere portato come in un altro mondo in cui ti è dato di sperimentare questa felicità, la felicità di essere misericordioso, la felicità di aver incontrato il Padre che ha cambiato la tua vita, che ti ha abbracciato, che ti ha messo dentro la capacità di fare la stessa cosa per gli altri. Ecco, tu sei salvo nella misura in cui la salvezza che hai ricevuto ora la metti a disposizione degli altri. Allora sei salvo. E lo sei tanto più quanto più senti che tutto questo è beatificante, bello. È bello, è così bello che tu lo diffondi. L'evangelizzazione dove nasce? Non nasce dall'affanno del proselitismo, ci ricorda Papa Francesco. L'evangelizzazione nasce dalla effusione del cuore che vuole condividere la gioia che sta sperimentando. In questo è molto diverso dall'islamista che si fa saltare in aria, che quasi condivide la sua disperazione, no? Che non si dice, beh, è un radicale nella fede. Sì, ma è uno che non ha sperimentato la gioia dell'essere credente, se deve ricorrere a questo. Il credente, il cristiano, uno che condivide la gioia e l'effusione del cuore, che gli chiede di essere misericordioso perché anche altri facciano la stessa esperienza. E davvero non è un modo di dire. A quel punto, il paradiso è già in questa terra. Perché quando i rapporti diventano misericordiosi, uno diventa, cambia lo sfazzoletto di terra in cui vive nel giardino che Dio ha costruito nell'Eden. E, ecco, potremmo fare tanti esempi, ne faccio uno solo. Mi raccontava poco tempo fa un mio confratello missionario in Brasile, in un carcere brasiliano, che appunto stava iniziando il suo servizio. In questo carcere vede una donna, la vedeva ogni giorno, che andava a trovare un giovane detenuto, e gli portava sempre da mangiare, gli portava vestiti, gli portava, e naturalmente pensa dentro di sé, è sua madre, la vuole conoscere. Dopo un po' di giorni la avvicina: signora, lei è la mamma, vero, di questo ragazzo? E la signora risponde: no, io non sono la sua mamma. Io sono la mamma di quel giovane che è stato ucciso da lui. E sono rimasta sola dopo che è morto questo mio figlio. Era l'unica persona al mondo che avevo. Mio marito mi ha lasciato da giovane. Avevo solo questo figlio. E ho scoperto dopo un po', mentre mi rodevo nella mia disperazione interiore, ho scoperto che questo giovane non aveva mai avuto una madre né un padre, ed era solo anche lui. E allora ho capito che la cosa più logica che potevo fare era quella di diventare madre di questo giovane, di questo ragazzo. Ecco, è la beatitudine dell'essere misericordiosi. Non è uno sforzo, non è una fatica, è la condivisione del dono della salvezza. Ecco, finisco qui. È proprio questo che dovrebbe determinare e provocare questo giubileo della misericordia. Dunque non solo così una maggiore attenzione o rifrequentazione del sacramento della confessione, ma la scoperta di quel volto di Dio a cui noi abbiamo accesso solo passando attraverso la porta santa del nostro peccato, della nostra impotenza.